Ciao ragazzi. Bella raga. Allora, oggi passo della Sambuca. Andiamo a dormire in bivacco se c'è posto, se no si dorme nel bosco. Facciamo un riparo. E niente, ora stiamo andando, cadi cicci. Da far la legna, abbiamo un po' di cibo, salsicce e formaggi. Guarda bello lì la scolta delle cose. Ecco il nostro riparo. Quello bro. Dov'è? Non la vedo. È lì, attenti piedi. Grazie. Allora ragazzi, qua si fa buio e come potete vedere, e là vediamo del fumo, e quel fumo là mi sa che è proprio il nostro bivacco dove si doveva andare a dormire per stanotte. Di conseguenza, se c'è gente, noi andiamo a dormire nel bosco. Dobbiamo farci un riparo. Un riparo, facciamo un riparo con un po' di legna. Bene. Qua inizia a essere sempre più tardi, sempre più buio. Altri alpinisti, eccoli qua davanti. E il panorama è molto bello, questa piccola valle. Vedi il dipinto, bro? Non c'è un dipinto, non so se si può vedere. Bella raga, allora siamo qui e il bivacco è occupato. Di conseguenza siete a dormire nel bosco. Ryan, raga, Dido, bomba. Come avevamo previsto, purtroppo il esatto. Bivacco è occupato. E quindi ora vediamo un po' come fare, però stiamo cercando un posto abbastanza piatto dove poter dormire. Vai bro, vai te. Lo so, ma dietro al pietrone, dico. Non c'è modo di stare? Bro, arrivo. Sì, è ottimo. Sì? Vedi, tieni. Vai. Probabilmente ci accampiamo qua. Abbiamo trovato uno spazio per fare il fuoco ottimo, ora prepariamo la roba, creiamo un po' lo spazio. Bro, la palla è già 23 minuti massimo. Eccolo, sta prendendo. Abbiamo deciso di trovarci un riparo in mezzo fatto alla natura. Da noi, ragazzi, fatto da noi. Abbiamo costruito il fuoco. Abbiamo acceso il fuoco. Ragazzi, oi bro. Per favore di venire qua. Sì, bro. Blocchi il legno. I lavoratori del legno passano io, Vuoi dire, il fuoco senza il legno. Ma il fuoco è che la tenua accesa, no? Io ho detto il lavoratore del legno. Che alimenta il fuoco. Senza. Ho fatto una piccola tasta. Qui in questo maniera abbiamo della legna che prende abbastanza calore per potersi asciugare da questa umidità. E qui il fuoco, dove fra poco cucineremo. Bello Guido, senti me caldo. Intorno a noi ragazzi c'è questo. Il buio totale. Foglie. Aspetta. Inizia a tagliare? Vai, sulla gamba? Sì, basta stare attenti, ti guardo.
Sì? No. Oh. Bello. Bro, luce, luce, bro, luce. Basta, 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 bro. Ci si deve immergere le patate. Anche. Ma poi ci ho aggiunto tutto. Se no non si scalda mai. Inizia a mettere le patate, Bro, non ti ho detto dov'è. Ma ragionerai, è troppo bollente così. Ah, si girano un po' di più, tanto che devi fare. Nel senso, però, veloce con le norme. Vicino la fra. Vicino a tu. No, troppo. Non è meno. Vai. Poco, troppo. Basta. Povero. Vai. Top, top, top. Muovi l'olio. Così sono, sono già un po' conditi questi. Sì. Ah. Guarda che ci sono due salsicce a testa, se tu. Vai, bro. Bro, fai tutto il mio pane. Eccoci, siamo. Abbiamo finito di cenare. Cerchiamo di mantenere ancora il fuoco, qui facciamo l'ultima legna e tra poco andiamo a dormire, ci prepariamo i sacchi a peli, ci mettiamo abbastanza vicino al fuoco ma non troppo e lo manteniamo finché possiamo, poi ci svegliamo domani e sarà già spento. Dormiamo, abbiamo i sacchi a peli. Dido, eccolo, dal fuoco. Ryan, qua i sacchi a peli. Coglioni, ora ci apprestiamo a dormire una notte serena. Ragazzi, siamo tutti nel sacco a pelo, finalmente andiamo a dormire, là il fuoco continua un po' a bruciare la legna e ora si va a dormire. Torna a noi il buio e ciao ragazzi, buonanotte. Ciao raga, buonanotte. Eccoci. Buongiorno ragazzi, sono le 6:20 e ora ci si muove, si torna alla macchina, abbiamo dormito qui. Lo inquadro un attimo, fai vedere la zona, è là, ecco, ho dormito qui e ora si riparte. Abbiamo controllato di aver preso tutto e si va verso la macchina. Ecco. Stiamo salendo. Quasi arrivati. Bellissima avventura. Ne faremo tante altre. E niente. Ora fine del giro. Bella, alla prossima avventura. Ciao raga.